buonasera e benvenuti a questo terzo incontro del ciclo di Primavera 2022 del Caffè delle Scienze. Un saluto anche a quanti ci seguono in diretta, però anche con un invito a venirci a trovare in presenza, visto che, come avrete notato anche dalla locandina di promozione dell'incontro, tutti i Caffè delle Scienze sono in presenza, che credo sia anche un aspetto che adesso che progressivamente i vincoli e anti-Covid si stanno abbassando ci possa far ritrovare anche quella convivialità che penso faccia piacere a tutti quanti. Sapete che i nostri incontri hanno sempre una duplice finalità: da un lato quella di proporre degli argomenti che crediamo interessanti, anche dal seguito che abbiamo mi pare che li troviate tali, ma anche quello di fornire uno sguardo su in particolare una delle realtà che nel rilancio della città di questi ultimi anni si è imposta all'attenzione di tutti, e che è il campus scientifico di Ca' Foscari di Via Torino. E quindi questa è anche cosa faremo oggi attraverso i contributi di due delle relatrici che sono qui insieme a noi e che tra un attimo vi presenterò sinteticamente come nostra prassi. Abbiamo cercato altresì di intrecciare un altro dei filoni su cui siamo impegnati, come Mestre Mia. Chi ci segue conosce benissimo la rubrica Prima la Salute e la dottoressa Mattei, che anche ieri sera è stata di scena, se vogliamo dire. Tra l'altro questo collegamento fra scienza applicata nella medicina e ricerca ci sembra ulteriormente significativo, adesso sempre richiamandosi un po' alla realtà urbana, anche di due poli che stanno un po' ai due estremi della città, ma che sappiamo anche stanno cominciando a dialogare fra di loro, cioè appunto l'ospedale, la medicina rappresentata simbolicamente soprattutto appunto dall'ospedale dell'Angelo e, come vi dicevo, il campus. L'argomento di questa sera, di questo pomeriggio, è, in senso generale, la cosmesi, ci interessa tutti quanti e quindi vado semplicemente a presentarvi le tre nostre ospiti e poi lascio loro la parola. Allora, vado nell'ordine con cui interverranno. Ilaria Mattei, mi fa piacere presentarla anche ufficialmente, visto che quasi sempre al ciclo Prima la Salute presentare gli altri. Esatto, è laureata in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Padova, dove ha anche conseguito la specializzazione in dermatologia e venereologia. Difficile. È difficilissimo. Successivamente si è perfezionata in dermochirurgia, laser chirurgia e tecniche dermoestetiche presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e ha conseguito masters universitari di secondo livello in dermochirurgia presso l'Università degli Studi di Siena e in tricologia e annessi cutanei presso l'Università La Sapienza di Roma. Svolge attualmente la sua attività professionale nel settore privato con studi a Mestre e Conegliano. Grazie per la presentazione, mamma mia, sembra quasi una persona seria. Impressione. Poi la dottoressa Elena Ghedini è una ricercatrice presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, laureata in Scienze dei Materiali a Padova, ha conseguito il dottorato di ricerca in chimica industriale presso il gruppo di ricerca CAPMAT, coordinato dalla professoressa Michela Signoretto, che ringrazio essere qua con noi, dove ha proseguito la sua carriera studiando materiali innovativi che trovano impiego in diversi ambiti, dalla catalisi alla cosmesi. È cofondatrice dello spin-off Venice,
acronimo di naturale, innovativo ed efficace, che nasce dalla ricerca decennale nell'ambito dei sistemi a rilascio controllato e che si occupa della formulazione di sistemi innovativi e green per la cosmesi. Terzo contributo di Ilia Longo, è dottoranda presso il gruppo di ricerca CatMat, appunto della professoressa Michela Signoretto, laureata in chimica e tecnologie sostenibili, la sua ricerca è incentrata sulla valorizzazione delle biomasse, materiali naturali di scarto, che sono delle potenziali nuove alternative al petrolio, tema quanto mai di attualità per moltissime problematiche. Dalle biomasse è possibile ottenere prodotti chimici, combustibili e anche sostanze attive utilizzabili in cosmesi. Nel 2020 si unisce al gruppo CatMat lavorando al progetto HAIR, HAIR and Agri-Food, innovare riciclando. Bene, finito. Grazie Ilaria, a te la parola. Buonasera a tutti. Quando Andrea mi ha chiamato proponendomi appunto questo evento, devo dire che mi ha fatto un po' traballare a proposito più che altro dell'argomento e soprattutto da chi mi affiancava, perché insomma io non sono una scienziata come voi, l'esame di chimica l'ho fatto il primo anno d'università, quindi ho paura. E soprattutto per capire quali erano le cose che ci potevano essere utili e il comune denominatore che potevano avere. Quando mi ha detto l'argomento, quindi questo cosmesi naturale e biologica, a quel punto mi sono adoperata per trovare un qualcosa che potesse essere utile a tutti. Ovviamente faccio la dermatologa. La dermatologa normalmente tutti pensano che si occupi solo di pelle, in realtà fa parte della dermatologia, come ovviamente Andrea sa bene e anche Francesco, anche i capelli, le unghie e gli annessi in generale. È tutta roba nostra e devo dire che non è la più amata da noi, detto tra noi. Nel senso che è la parte più difficile di cui si sa meno, quindi abbiamo delle difficoltà di approccio noi stessi. A proposito della cosmesi naturale e biologica, sono andata a capire qual è la differenza, cosa si intende per l'una e cosa si intende per l'altra. Innanzitutto, molto spesso io nel mio piccolo, nell'ambulatorio, trovo i pazienti a cui cerco di far usare dei farmaci che mi dicono voglio qualcosa di naturale. Ed è una cosa che noi medici, noi dermatologi in generale, non amiamo particolarmente, nel senso che loro non vogliono la farmacologia, ma vogliono qualcosa di naturale. E certe volte ci troviamo a discutere con questi pazienti, nel senso che cerchiamo di spiegare che la penicillina ha creato un antibiotico, quindi in realtà non stiamo parlando di mondi contrapposti, ma mondi in realtà complementari, anzi, che sono stati l'inizio di tutto quello che noi abbiamo in mano come farmacologia. Per cosmesi naturale vedo, leggo, che la definizione è un cosmetico che ha un principio naturale alla base non superiore al 10%. Leggo anche che cosmetico naturale si intende un qualcosa di non testato sugli animali. Questo dal punto di vista medico è un po' eretico, nel senso che noi ci fondiamo sulla sperimentazione. A noi piace la sperimentazione, ci piace Archimede, ci piace tutta la filosofia che è basata su questo, sul metodo sperimentale. Perché per noi il farmaco deve essere qualcosa di controllabile e controllato. Mentre per cosmetica biologica, che spesso viene utilizzata come sinonimo, in realtà si intende qualcosa di green. Sono andata a guardarmi su PubMed, che è il nostro organo ufficiale, per vedere se c'era qualcosa di nuovo, qualcosa di innovativo, che potevo ovviamente rendere pubblico a voi. E l'ultimo articolo, peraltro fatto da italiani, che mi è piaciuto molto, se non sbaglio dall'Università di Napoli, è stato circa il termine sostenibilità. Nel 2021, con l'avvento del Covid, la sostenibilità in medicina ha aumentato veramente le ricerche, proprio vogliono trovare qualcosa di sostenibile a livello dermatologico, ma a livello medico in generale. Siamo più pronti all'approccio eco, all'approccio green. E appunto per cosmetico biologico si tende a qualcosa che da tutti i punti di vista, quindi dal packaging alla confezione, deve essere riciclabile, quindi cosmetico naturale, qualcosa che abbia un vegetale al principio, ma in percentuale, non minima, ma comunque, non dico irrilevante, ma un 10% non è così importante, ma può essere veicolata da chimica, da veicoli di natura anche petrolati o quant'altro, il cosmetico biologico questo non può farlo. Detto questo, quindi tutti a favore di questo eco? Sicuramente sì.
Io vedo le case farmaceutiche che adesso propongono anche appunto i solari che siano eco-friendly, propongono le creme idratanti che siano testate a livello endocrinologico per non produrre ormoni, per non dare ormoni in più al paziente, quindi ci stiamo voltando a 360 gradi su questo. Ci sono anche degli studi che dicono che i vestiti stessi possono essere dei veicoli per ormoni aggiuntivi, quindi che noi pensiamo semplicemente alle creme al farmaco, in realtà i vestiti delle grandi catene di distribuzione è stato dimostrato che rilasciano ormoni, motivo per cui noi troviamo più smagliature nei ragazzi adolescenti, senza andare tanto lontano. Tornando, non voglio lasciare inseminato a proposito della cosmesi naturale, Andrea mi diceva ma tu sei pro o contro? È difficile avere un'opinione su questo. Sicuramente ci sono degli effetti collaterali dei cosmetici naturali che non sempre si conoscono. Dicevamo, il cosmetico naturale innanzitutto deve essere cucito addosso a un paziente, quindi è un qualcosa di soggettivo, non oggettivo, sperimentazione contro la non sperimentazione. Lo stesso cosmetico a base di erbe, permettetemi il termine che sembra vago, può non dare effetti o dare effetti benefici in un paziente e dare effetti collaterali nell'altro. Ho portato delle foto di alcuni miei pazienti. In questo caso siamo andando giù, sì, si vede qualcosa. Nell'ambito pediatrico, un bambino che viene in ambulatorio, si chiama Andrea, visto di non togliere niente a nessuno dicendo un nome comune, che arriva con queste lesioni, arriva anche con queste lesioni alle mani. Davanti a questo tutti noi, diciamo, non del settore, diciamo, oh mamma mia, cosa avrà fatto? Cosa avrà fatto? È presto detto. Nel senso che le piante possono rilasciare sostanze chimiche e principi attivi, sia primari che secondari. E queste tossine vegetali possono agire a livello locale, come in questo caso, e vedremo da cosa è indotto perché abbiamo trovato la causa, o anche a livello sistemico. Senza farvi due scatole con quali sono i segni e i sintomi delle varie dermatiti da contatto a livello... Queste sono tutte le piante che possono dare dermatiti da contatto, e non è solo questa la pagina, è anche questa ancora. Per dirvi, qua se leggete il nome in latino, la pianta e l'eventuale reazione. Sono tante, quindi sicuramente il principio è buono e va sostenuto, ripeto, pensiamo alla penicillina, pensiamo a tutti i farmaci a nostra distribuzione. A livello dermatologico, banalmente, si utilizza come schiarente l'acido citrico, tutti noi davanti al brufoletto ci siamo spremuti il limone quando eravamo adolescenti, non lo so, in realtà ha effetti collaterali anch'esso, quindi tutto quello che abbiamo di alimentare noi l'abbiamo trasportato in medicina, che l'abbiamo spesso trasformato nella frusmizi. Noi prendiamo il carotene per abbronzarci, il carotene può essere fototossico, quindi ricordiamoci che tutto dipende dalla dose, come diceva Celso, Illo Tempore e Ippocrate Antonio. Quindi il bambino era stato in un campo, aveva giocato in un campo di rupe in questo caso, quindi per farvi capire gli effetti eventuali collaterali, il bambino quando è venuto alla nostra osservazione o comunque quando è andato nel pronto soccorso che non avevano tutto questo andalanan disponibile, hanno preso paura, non sapevano cosa fare. Le fitodermatiti quindi sono le dermatiti, abbiamo detto, indotte da piante in generale, ma c'è qualcosa di più, ovviamente va lavato, eccetera. I tatuaggi. Andiamo a Sharm el Sheikh, prima cosa che ti offrono è il tatuaggio nenè. Nenè è una sostanza naturale, sì, deriva da una pianta, e nenè è la dizione francese, se non sbaglio. Dà effetti collaterali? E come se li dà? Arriva a dare delle bolle molto importanti, è una delle cause più frequenti, e vi dirò di più, può dare anche anemia emolitica, e può andare incontro a veramente problemi di vita o di morte, in alcuni casi persone predisposte ovviamente non è più. E partiamo da qualcosa che vorrei dire, pensiamo tutti che sia assolutamente innocuo, lo facciamo fare ai nostri bambini, ai vicini di casa, i tatuaggi, i trasferelli che si usavano, hanno delle particelle di DNA, me li sono fatti quando ero bambina, sono ancora viva, posso incorrere in questo effetto, ancora di più se potenziato dalla luce. Fitofotodermatiti. Fitopiante, fotoluce. In questo caso un bambino, simpaticissimo peraltro, vedete con la maglia di Batman, super simpatico, dovuto al fatto che aveva bevuto una spremuta di sidro in questo caso, e dopo è stato esposto al sole. Qui ho messo delle foto che per me erano molto interessanti e indicative. Questa l'aveva tenuta in mano un mojito, banalmente un mojito. Può piacerci o meno, ma comunque direi che a quest'ora ci starebbe anche bene, comunque tutto sommato. L'ha tenuta in mano e il limone è sbrigolato sulla mano, vediamo nell'arco dei giorni cosa riesce a creare semplicemente questa goma. I fattori di rischio quindi quali sono? Il contatto con piante, anche l'uso di profumi che li possano contenere.
Se abbiniamo tutto questo, l'attività solare, quindi l'esposizione agli UV, ricordiamo che gli UV si dividono in UVA, B e C a seconda della lunghezza d'onda e della penetrazione, della radiazione luminosa, sia superficiale o profonda, ovviamente mi dà fattori di rischio in più e questi possono essere interessanti. Penso che voi lo sappiate meglio di me, io ho trovato questo come riferimento, esiste comunque il modo di avvertire di questi eventuali effetti collaterali, possono segnalare sia medici che in generale altri operatori, altre persone, l'eventuale effetto. La fitovigilanza si occupa di questo, di assumere ovviamente un registro in cui vedono gli effetti collaterali dei farmaci, anche qui sta nella nostra intelligenza non prendere paura in questo caso. Spesso io mi trovo con i pazienti che hanno letto il bugiardino a memoria e sanno le reazioni degli effetti collaterali del farmaco meglio di me. Il bugiardino è fatto apposta, si chiama bugiardino perché qualche palla la racconta, o almeno ti allarma in questo senso. Quindi si possono utilizzare in persone che non hanno patologie di base che possano darci degli effetti collaterali. Ovvio che si possono curare con cortisonici, in questo caso topici, ma anche ovviamente sistemici. Dobbiamo imparare a usare le piante a nostro pro senza dare per scontato che qualcosa di naturale sia qualcosa di buono. Può essere il nostro nemico come lo è. Tutto. Quindi no, il messaggio è il fatto che sia naturale o naturale biologico di per sé non ci autorizza ad abusarne, eccetera. Ripeto, è la dose che fa il veleno, direi che già somma e fa riassunto della situazione, credo, e anche la soggettività, in medicina la soggettività è d'obbligo, in dermatologia ancora di più, in questo caso direi dermatologia, quindi pelle, più uso di piante fitoterapici, quanto meglio col sole, lo è ancora di più. Con questa avvertenza diciamo di prudenza, però è comunque diciamo, il valore di questi prodotti naturali e biologici non certo, dobbiamo buttarlo via, diciamo. No? Infatti dicevo appunto la medicina si fonda, i greci utilizzavano, la medicina è nata dai greci ed è nata dall'uso di piante. Tutto quello che abbiamo in mano a livello sintetico è nato da un principio attivo che conosciamo tramite piante o comunque vegetali in generale. Quindi assolutamente non si nega questo, è un ritorno all'origine, va sempre bene in tutto, senza arrivare a Tommaso di Lampedusa tutto deve veramente, tutto deve cambiare perché tutto deve essere come era prima. E la cosa che a me è spaventa, che mi sento spesso dire, è appunto, ha fatto qualcosa sulla lesione? Sì, ho usato qualcosa di naturale, cosa ho utilizzato? È l'erba del geraniolo, limonene, eccetera. Ma non ho fatto niente, non ho fatto niente, ha fatto peggio in alcuni casi. E gli asiatici ce lo confermano questo, davanti a un paziente cinese, asiatico in generale, avrà fatto sicuramente l'uso di qualcuno dei loro prodotti alchemici che ovviamente è a base di piante. E molto spesso vengono da noi in seconda visione perché non hanno risolto il problema. Quindi direi che dobbiamo lasciare agli esperti l'uso di queste piante in maniera critica, ok? Dobbiamo imparare ad utilizzarle in maniera ottimale e soprattutto davanti a un paziente che ha una patologia medica, quindi fa uso di farmaci sistemici importanti o ha delle patologie di base, bisogna stare attenti, non dare per scontato che funzionino o siano innocui, perché non può non essere così. Grazie Ilaria. E adesso allora impariamo che cosa esatto, fanno. Cosa fanno di questi Be Nice. Ok. Allora, switch un attimo. Alla mia presentazione. Qua. Allora, innanzitutto ti ringrazio tanto perché... Grazie, sì, un po' di sforzo di voce perché siamo... Allora, sì, esatto. Siamo open air, come si dice. No? Allora, innanzitutto ti ringrazio perché in realtà, come vedrete, quanto è stato appena detto si allaccia molto bene a quello che dirò io adesso. Innanzitutto lo spunto che a me è piaciuto tanto è quello che dicevi. Tu ricordi ai tuoi pazienti, noi stiamo in realtà non parlando di medicina, di farmacia, noi parliamo di cosmesi. Questo che, e poi vi racconterò anche un po' da dove siamo partiti e capirete anche un po' meglio quello che poi, quello a cui poi arriverò. In cui dicevi giustamente quando il tuo paziente ti dice vorrei qualcosa di naturale e tu gli dici ok, non ci deve essere un pregiudizio nei confronti del farmaco perché, perché dalla penicillina noi abbiamo fatto gli antibiotici, è un po' la nostra filosofia. Noi siamo prima di tutti, diceva prima Andrea, io sono una scienziata dei materiali, ho un dottorato in chimico industriale, sono prima di tutto un chimico industriale e sono prima di tutto uno scienziato. Quindi
io oggi non sono qui tanto di, sì, vi parlo di cosmesi, non tanto di cosmesi naturale, ma di cosmesi sostenibile, che si fa proprio coniugando il concetto di naturale, ma vedremo come lo intendo, con la tecnologia e con la scienza. È questo che noi facciamo all'interno, prima di tutto, del nostro gruppo di ricerca, del gruppo a cui apparteniamo io e Lilia, ma anche guidato dalla professoressa Signoretto e poi dalla nostra collega Federica, dalla professoressa Menegazzo. In realtà poi ci sono anche altri ragazzi che hanno poi partecipato attivamente a quelli che sono i frutti della ricerca che presento. Questi siamo vediamo noi. Dall'immagine un bel gruppo, quindi esatto. Complimenti. Questi sono alcuni dei ragazzi, in realtà solo alcuni dei ragazzi che hanno contribuito alla storia che adesso, che è un po' una storia per farvi capire un po' meglio tutto, che andrò a raccontare e che sono tuttora, alcuni di essi sono tuttora parte attiva di quello che noi facciamo. CatMat, l'abbiamo ripetuto più volte, è un acronimo che sta per catalisi e materiali. Che cosa facciamo all'interno del nostro gruppo di ricerca? Qui vedete uno scorcio del nostro laboratorio, non l'ho messo a caso, è un laboratorio che uno non si immagina come un laboratorio in cui si fanno cosmetici o cosmetologia. Io parto da qui. È un laboratorio in cui noi andiamo a, non sto parlando di Venasco, sto parlando di CatMat, in cui noi andiamo a formulare, preparare, disegnare catalizzatori e materiali nanoporosi e nanostrutturati per applicazioni diverse, applicazioni che partono appunto dalla valorizzazione della biomassa per produrre fuel e chemicals, applicazioni legate alla protezione ambientale e applicazioni più strettamente legate all'ambito farmaceutico e cosmetico, attraverso un approccio a 360 gradi. Noi disegniamo il materiale, lo prepariamo con le tecniche che abbiamo a disposizione, cerchiamo di capire se siamo riusciti a prepararlo con le caratteristiche che volevamo e poi lo andiamo a provare, lo andiamo a testare. Nel caso di un catalizzatore cerchiamo di capire, il catalizzatore sono quei materiali che servono per velocizzare un processo, per permettere di arrivare prima ad ottenere qualcosa, una specialità. Nel caso di un catalizzatore abbiamo degli impianti all'interno del laboratorio che permettono di valutare se questo catalizzatore funziona, ma anche quando noi andiamo a preparare un materiale che pensiamo possa essere utilizzato in formulato in ambito cosmetico, lo andiamo a testare per cercare di capire se funziona bene, se è sicuro, e in questo ci avvaliamo anche della collaborazione di altri, perché noi non abbiamo all'interno del nostro gruppo tutte le competenze che permettono di affrontare le problematiche connesse alla caratterizzazione di un cosmetico. Se quindi è sicuro e se quindi può essere proposto, qui arrivo a Venice, nel caso di quelli che sono i nostri potenziali clienti, per poi arrivare ad uno scale-up formulativo. Abbiamo visto che noi lavoriamo in ambiti molto diversi e a partire dai primi anni 2000, un po' dopo il mio dottorato, abbiamo cominciato a lavorare allo sviluppo di sistemi a rilascio controllato per molecole biologicamente attive. In particolare, ad esempio, proprio nel corso del mio dottorato, io con Michela, con la professoressa Signoretto, che era la mia referente, il mio tutor scientifico, ci siamo occupati dello sviluppo di materiali ordinati ad alta area superficiale. È difficile capirlo, sono, immaginate, dei materiali come spugne, no? Le spugne assorbono un sacco, possono assorbire un sacco d'acqua piuttosto che altre specie, e questi erano spugne però ordinate, hanno una struttura simile a quella che vedete riportata lì in figura. Questi materiali che possono trovare applicazioni in svariati ambiti, proprio perché hanno tutti questi pori, questi canali all'interno, sono in grado di ospitare molecole molto diverse, ad esempio molecole che possono essere utilizzate anche in un ambito farmaceutico, quindi li abbiamo testati. Abbiamo testato questi materiali con molecole come l'ibuprofene, che è un farmaco, un antinfiammatorio che troviamo di cui abbiamo sentito parlare forse molto in questo periodo del COVID, che era tra i consigliati. Esatto, ma anche il metaprololo piuttosto che altri farmaci e anche enzimi. E abbiamo visto che questo tipo di materiali formulati in un modo ad hoc permetteva di controllare il rilascio di queste molecole attive modulando. Si tratta di una tecnologia che viene usata soprattutto negli ultimi 20 anni un sacco in ambito farmaceutico. L'ambito farmaceutico negli ultimi anni si è occupato non solo di inventare, di brevettare nuovi attivi, ma anche di riformulare quelli che c'erano già presenti per
massimizzarne l'efficacia oppure cambiarne anche il campo d'applicazione. L'ibuprofene, pensando ad un, adesso non dico il nome commerciale, però vabbè, forse anche se si può dire il Moment, è formulato in mille modi diversi. C'è il Moment A che agisce subito, c'è quello a rilascio prolungato, c'è quello a rilascio non rifiutato. Questa è un po' la tecnologia nella quale ci siamo cimentati. Come dicevo all'inizio, abbiamo usato attivi in ambito farmaceutico, ma l'avrete capito bene, è un ambito difficile, particolare perché è un po' lontano da quelle che erano proprio le competenze che avevamo soprattutto al tempo, poi le abbiamo ampliate all'interno del nostro gruppo. E abbiamo, facendo ricerca ci si evolve, io la sto facendo breve, ma siamo partiti all'inizio degli anni 2000, ma qui stiamo andando avanti nel tempo. E abbiamo visto che la tecnologia da noi ottimizzata permetteva di formulare questi sistemi a rilascio controllato non solo nella forma di solida, ad esempio di pastiglie piuttosto che di compresse, ma anche, modificando gli ingredienti, ma non mi sto ad annoiare in questo, anche in forma di, ad esempio, gel, emulsioni, okay, e che quindi poteva essere utilizzata anche per inglobare attivi che potevano applicare, trovare applicazione in ambito cosmetico. Non che l'ambito cosmetico sia facile, la regolamentazione in ambito cosmetico non è assolutamente banale ed è molto stringente, però ci lasciava più margine d'azione. Qui riporto un esempio, una delle prime molecole con cui abbiamo lavorato è la caffeina, è in realtà una molecola modello, anche questa, però che può trovare un sacco di applicazioni anche in ambito cosmetico, soprattutto perché può esplicare azioni lipolitiche oppure può attivare il microcircolo. Quindi, esatto, drenanti. E ci sono un sacco anche di formulati in commercio che contengono la caffeina e che sono indirizzati ad esempio al trattamento della cellulite. Abbiamo quindi utilizzato la caffeina per preparare questi gel a rilascio controllato, che permettevano, non so se si vede nel grafico che abbiamo riportato, perché qui torno sempre, siamo scienziati, soprattutto al tempo noi, non è che adesso non lo facciamo, però noi tutto quello che studiavamo, tutte le nostre ricerche, prima di essere, al tempo poi pubblicavamo, adesso per essere pubblicate, per essere divulgate, dovevano essere sicure, testate, dovevano essere sicure al 100% che quello che noi dicevamo fosse poi provato. E abbiamo visto che il nostro formulato era in grado di inglobare un'elevata quantità di caffeina e di rilasciarli in modo controllato nel tempo. Qual è il vantaggio? Se io penso a un'anticellulite, uno dei problemi che riguarda, che assilla noi donne, il problema è alle volte non abbiamo tempo di mattina, di sera o più volte al giorno di andarci a sfirmare il formulato, la crema, e quindi l'ideale sarebbe avere a che fare come appunto anche in commercio ci sono almeno questi prodotti che lo dicono, riuscire ad avere un prodotto che una volta applicato e spalmato permetta di lasciare in modo controllato nel tempo l'attivo e di permetterne la penetrazione. Ve la faccio breve, noi siamo riusciti poi a debrevettare la nostra tecnologia, e qui ci tengo a dirlo, una delle mission, degli obiettivi attualmente anche di chi fa ricerca all'università, forse prima non lo era ma adesso lo è quella di effettuare anche un trasferimento tecnologico, non solo pubblicare, divulgare, ma anche quello di trasformare, di rendere concreto quello che si fa in laboratorio. Abbiamo brevettato la nostra tecnologia e questo ci ha dato anche l'input per metterci in gioco di più e per fondare una startup innovativa per diventare imprenditrici. Quindi dal 2018, siamo partiti lì e siamo arrivati al 2018 con appunto Michela e Federica e con altre due socie che poi erano entrate in altri progetti che collaboravano con noi, abbiamo fondato Venice. Venice rappresenta proprio quello che è un po' il cuore di quello che facciamo, perché come dicevi prima, Nice è un acronimo che sta per naturale, innovativo ed efficace in cosmesi, però c'è questo Venezia, perché tutto è nato all'interno del laboratorio di ricerca all'interno dell'università di Ca' Foscari, e poi noi siamo molto legate al territorio, un territorio che tanto ci ha dato e al quale speriamo anche di poter restituire tanto.
Qual è la nostra mission? La nostra mission è innovare il settore cosmetico, però proponendo prodotti high tech, quindi tecnologici, all'insegna della sostenibilità. Qui giusto una slide in cui spieghiamo anche perché abbiamo deciso di focalizzarci sul mercato della cosmesi. Il mercato della cosmesi è costantemente in crescita. L'Italia in realtà è una dei grandi, dei maggiori player anche a livello mondiale. In realtà però in Italia ci sono tanti terzisti e tante imprese medio-piccole che per rimanere a galla hanno bisogno sempre di più di investire in ricerca e sviluppo o di avere, di interfacciarsi con qualcuno, ad esempio appartenente all'università oppure ad uno spin-off universitario come il nostro, che sia in grado di aiutarli nella ricerca di prodotti appunto nuovi, innovativi e che gli permetta di stare a galla e di imporsi nel mercato. Ma la cosa, e qui arriviamo al naturale, anche in prospettiva è prevista una crescita notevole del mercato cosmetico naturale. È un po' difficile, l'abbiamo capito prima, che cosa si intende per naturale, no? Ci sono queste, spesso si fa confusione, naturale, bio, sostenibile. In realtà la sostenibilità include sia naturale che il bio. Poi come diceva, le distinzioni sono quelle che mettevi tu prima, c'è una nomenclatura ufficiale, esatto, questo cioè, arriva, nel senso che io le mie definizioni le ho trovate smanettando, non c'è, non c'è una nomenclatura ufficiale, e questo anche proprio nei consumatori può creare questa confusione. In generale però quello che è cambiato è proprio l'approccio del consumatore e quindi del produttore. Abbiamo una consapevolezza diversa e quindi abbiamo un approccio più etico nei confronti di quello che noi andiamo a comprare e che consumiamo. In questa slide, che in realtà ho rubato dalla rete, sono definiti quelli che sono quello che è il ciclo che rappresenta l'idea di sostenibilità e mercato cosmetico, un ciclo, perché noi, come forse già prima abbiamo detto, noi quando andiamo a disegnare un cosmetico, vogliamo disegnare un cosmetico sostenibile, dobbiamo partire dalla scelta degli ingredienti e delle materie prime, disegnare un processo che sia sostenibile, vedremo poi cosa intendiamo, dobbiamo scegliere un packaging sostenibile e dobbiamo però anche pensare a quello che succederà al packaging, al prodotto a fine vita. È un cerchio che si deve chiudere per fare veramente sostenibilità. Noi adesso ci concentreremo in particolare sui primi due aspetti, la scelta delle materie prime e la scelta, andremo a definire qualche nota relativamente al processo. L'abbiamo detto prima, adesso c'è un po' in passato tutto quello che veniva utilizzato dai nostri antenati per profumarci, per profumarsi, per abbellirsi, era tra virgolette naturale, derivava dal mondo vegetale o dal mondo minerale. Poi con la seconda rivoluzione industriale e con l'avvento della petrolchimica c'è stato un impulso incredibile a quello che è il mondo cosmetico. Il numero degli ingredienti disponibili e che tuttora noi andiamo ad utilizzare ha portato alla formulazione di una varietà infinita di prodotti cosmetici e anche con fasce di prezzo molto molto diverse, e anche ha permesso di rendere accessibile quello che è il mercato cosmetico alla massa. Adesso c'è un po' un ritorno a questa consapevolezza, un ritorno al bio, adesso vedrete perché parlo di bio, però un ritorno al bio rivisitato, un ritorno al bio in cui ci deve essere la connessione con quella che è la scienza e la tecnologia, perché proprio per evitare anche di incorrere in problematiche come quelle che abbiamo visto prima è fondamentale che ci sia il connubio tra ricerca, scienza e quello che è appunto il bio o il naturale, nella scelta delle materie prime e nella veicolazione delle materie prime stesse. Qui non mi soffermo in questa cosa, poi Lilia vi parlerà molto, è il suo campo un po' molto di più di questo. Bio, quindi biomassa. L'idea è quella di poter utilizzare come materie prime non solo materie prime derivanti dal mondo naturale, ma materie prime derivanti dalla biomassa. La biomassa è un materiale di origine biologica, che può essere utilizzato come fonte rinnovabile, rinnovabile fondamentale, l'abbiamo capito adesso più che mai quanto lo è, per la produzione di varie specialità, dei combustibili, dell'energia e appunto dei prodotti chimici.
e le biomasse e in particolare gli scarti agroalimentari sono una possono diventare una fonte preziosa di ingredienti cosmetici, di fitometaboliti che poi possono essere riutilizzati in cosmesi per la preparazione di una vasta gamma di prodotti. Quello che noi facciamo in particolare, coniughiamo quindi la tecnologia con l'impiego di ingredienti, di attivi che derivano dalla valorizzazione di biomasse, ma non biomasse qualsiasi. Dobbiamo fare sostenibilità di biomasse locali, reperibili nel territorio, perché noi vogliamo produrre e proporre protocolli formulativi che permettano di produrre cosmetici sia smart, multifunzionali, tecnologici, però a chilometro zero. Qui ho portato nell'immagine, sono nella slide sono visualizzate alcune delle biomasse con cui noi abbiamo lavorato e stiamo tuttora lavorando. Locali sono i carciofi, ma di questo parleremo ampiamente dopo, sono le foglie di vite, in particolare le foglie di vite rossa, anche le alghe caratterizzano molto bene il nostro territorio, ma anche le nocciole. Con tutte queste biomasse noi abbiamo lavorato, o meglio, con le bucce di nocciole, con gli scarti del carciofo e con le alghe di sua già una biomassa, per poi arrivare a produrre dei cosmetici sostenibili. Ci ricolleghiamo ancora una volta a quanto abbiamo detto prima, ma basta che la materia prima sia naturale o derivi da uno scarto agroalimentare per produrre cosmetici sostenibili? No, la risposta è assolutamente no. Prima abbiamo affrontato l'aspetto legato alla sicurezza, però c'è anche, ed è fondamentale, il primo da considerare. Per fare sostenibilità però bisogna considerare un sacco di altri aspetti, non basta che la materia prima sia sostenibile. La materia prima deve essere facilmente reperibile, possibilmente reperibile a chilometro zero, perché se usa una biomassa che però arriva dall'Argentina, dal Brasile, dall'altra parte del mondo, il percorso che devo fare per portarla qui già inficia la sostenibilità del processo. Ma poi appunto devo trovare un metodo sostenibile per lavorare la biomassa e trasformarla negli ingredienti e nelle materie prime cosmetiche, devo minimizzare il dispendio energetico, l'impatto energetico, devo minimizzare l'impiego di risorse naturali come l'acqua e devo minimizzare la quantità di scarti e soprattutto devo cercare di ottimizzare un processo che permetta di essere anche economicamente e socialmente sostenibile. Quindi non basta dire la materia prima che scelgo una biomassa, devo lavorare su tutti questi aspetti. Questo non vale solo per la cosmesi, e ancora una volta ci ricolleghiamo al contesto attuale, vale per qualsiasi chemicals oppure per il fuel, per qualsiasi prodotto con il quale io mi vada ad interfacciare. Ecco quindi alcune cose che si possono fare. Nel momento in cui noi andiamo a scegliere la biomassa, dobbiamo ottimizzare tecniche di estrazione dei fitometaboliti della biomassa che siano sostenibili, che massimizzano la resa per rendere il processo sostenibile dal punto di vista poi di quello che è l'aspetto economico, che sia però sicuro e che al tempo stesso minimizzi il dispenso, ad esempio in termini di tempo, di energia. Per cui ci sono le tecniche tradizionali che prevedono l'uso spesso di solventi che possono essere impattanti, di alte temperature e di tempi lunghi di lavorazione. Però ci sono anche tutta una serie di tecniche innovative che permettono non solo di ridurre i tempi di lavorazione, permettono di usare solventi, qui sto andando avanti da solo, anche ad esempio non impattanti o ad esempio che permettono di eliminare l'impiego di solventi e di diminuire il dispendio energetico. Ed è su queste tecniche particolari che prevedono l'uso di ultrasuoni, di microonde, che noi ci concentriamo. E arriviamo poi, infine, per quanto mi riguarda, il processo. Un processo formulativo sostenibile, qui si riprende quello che abbiamo detto, deve prevedere un uso responsabile ed efficiente delle risorse, un minimo dispendio energetico, ridurre gli scarti e condizioni operative di lavoro e ambienti di lavoro che siano sicuri ed etici. Qui solo due esempi, no? Come vi dicevo, a me piace molto questo progetto a cui stiamo lavorando, ci sono due ragazze, due tirocinanti che sono qui, Alice e Emma, che ci aiuteranno in questo progetto e che si occupano appunto di estrarre fitometaboliti dalle foglie di vite rossa. Perché le foglie di vite rossa?
l'uva viene utilizzata. L'industria vinicola, gli scarti industria vinicola vengono già utilizzati in ambito cosmetico per produrre prodotti, creme anti-age piuttosto che altri prodotti. In realtà però questi scarti, come ad esempio i vinaccioli piuttosto che le bucce, possono essere ancora riutilizzati nel settore agri-food, ad esempio per la produzione delle grappe. Quindi non è completamente sostenibile il loro impiego. Invece le foglie sono uno scarto al 100% e quindi possono trovare nuova vita, o meglio quello che si ottiene dalle foglie, nuova vita in un prodotto cosmetico. E poi gli usci di nocciole. Noi siamo il secondo produttore al mondo, quindi non è proprio locale, però al mondo in Italia, di nocciole. E gli usci di nocciole rappresentano circa il 60% di scarto. È possibile dare nuova vita ai usci di nocciole per la produzione di fitometaboliti che possono poi essere utilizzati in ambito cosmetico. Qui ho riportato un esempio che forse anche Lilia citerà. Noi non ci accontentiamo di ottenere dallo scarto, dai usci, gli estratti e i fitometaboliti, ma poi dallo scarto dello scarto si può ottenere un carbone attivo che io chiamo a chilometro zero, perché è locale, e attraverso un semplice trattamento termico in un'atmosfera non ossigeno, un'atmosfera inerte, e che può essere poi utilizzato come appunto una per fare maschere antismog o maschere per i capelli. La nostra idea quindi è quella di coniugare tecnologia e territorio per dare nuova vita a quelli che sono scarti e per farli tornare in circolo e per, insomma, per produrre prodotti, nel caso della cosmesi, sì sostenibili ma anche efficaci. Grazie. Complimenti veramente per l'approccio e per i risultati. Ma io delle tre relazioni ero soprattutto interessata a quella della cura dei capelli. Certo. Che mi coinvolgeva più. Vengo io là, facciamo più di ombra forse. Sì, perché lì mi sta bene. Ah, ero qua. Beh, ero qua, Elena. Perfetto. Qualche domanda, poi la facciamo naturalmente a fondo. Allora, intanto mi ripresento, sono Lilia e oggi volevo raccontarvi la mia esperienza nell'ambito della formulazione cosmetica e appunto nel contesto del laboratorio di ricerca CatMat, che tiene conto. Tiene conto appunto di tutti i passaggi che abbiamo visto, riportati anche dalla mia collega Elena, della formulazione, quindi dalla scelta delle materie prime alla preparazione e poi però anche al test di sia efficacia che di sicurezza. Quindi in particolare questo progetto è stato sviluppato in collaborazione, sì, grazie al Fondo Sociale Europeo, e in collaborazione con diverse realtà che ora vi introdurrò, per sviluppato con l'idea di essere per la formulazione di prodotti a cura dei capelli, ma questo non toglie che diciamo tutte le cose che ho imparato anche nel corso di questi anni sono perfettamente riconvertibili anche alla cosmesi ad uso topico, perché alla fine, come diceva appunto la dottoressa Mattei, pelle, capelli non sono poi così distanti, ecco. I capelli nascono dal cuoio capelluto che fa parte della cute e quindi abbiamo a che fare con la pelle in generale. Ma volevo un attimo introdurre quello che è appunto la mia ricerca, come già è stato detto, che si adesso occupa della valorizzazione delle biomasse in altri ambiti, ma si ricollega perfettamente al discorso che stavamo facendo prima. Appunto, cos'è questa biomassa, questo termine? Materiale di origine biologico non si intende biologico dal punto di vista appunto, di quello che possiamo avere in mente, magari del cibo biologico, nel senso del bollino bio che gli viene messo su, ma biologico nel senso di vita, cioè di materiale che era di origine vegetale o animale, quindi organico, ecco. Ma la biomassa può avere
diverse origini, quella che più interessa non solo noi, ma interessa tutti nel prossimo futuro, è quella che si chiama di terza generazione, quindi biomasse che sono considerate degli scarti, che possono andare quindi a pesare proprio sull'economia globale perché non hanno nessuna applicazione, risultano residui di altre filiere produttive, come possono essere la filiera agricola, agroalimentare, scarti urbani, animali, industriali. Ovviamente a seconda dell'origine di questi scarti, da queste sostanze si potranno ottenere cose diverse. Nell'ambito cosmetico bisogna concentrarsi in particolare su una determinata tipologia di scarti, non tutto ovviamente può essere utilizzato per poi essere applicato sul nostro corpo. Ma le biomasse che possono essere applicate in questo ambito sono quelle derivanti dalla filiera agroalimentare. Quello che viene considerato buono come commestibile può essere considerato, ma ovviamente è necessario accertarsene seguendo tutta la filiera produttiva, ma può essere considerato sicuro anche per essere applicato sulla pelle. Quindi, perché dalla filiera agroalimentare si ottengono moltissimi scarti, molte piante vengono trattate, vengono processate e in molte parti ne vengono gettate. In particolar modo, per esempio, nell'ambito di questo progetto abbiamo lavorato con il carciofo e del carciofo ne viene scartata una parte molto consistente. Ma all'interno di queste componenti, che sono le foglie più esterne, i gambi, eccetera, si trovano le stesse sostanze che sono contenute all'interno della componente edibile che viene mangiata e che arrecano il beneficio ed è la ragione per cui noi assumiamo queste sostanze. I famosi metaboliti, i metaboliti secondari, sono delle sostanze che vengono prodotte dalle piante e hanno un'azione protettiva per le piante stesse. Possono ad esempio avere azione antimicrobica, quindi vanno a proteggere le piante da azioni e da microrganismi esterni che vogliono interagire con la pianta stessa, o ad esempio azione antiossidante. Si sente molto parlare di proprietà antiossidante, che cosa significa? Sono delle molecole che grazie alle loro caratteristiche strutturali sono in grado di sacrificarsi al posto di altre molecole che possono essere presenti nelle nostre cellule e quando vengono a contatto con agenti reattivi come i radicali liberi o che possono essere prodotti anche dai raggi ultravioletti e che possono provocare l'invecchiamento cutaneo. Queste sostanze fungono da schermo, quindi da protezione e permettono così di proteggere la nostra pelle o comunque in generale questo avviene anche nelle piante. E quindi facendo questa piccola premessa sul cosa delle, ecco, da dove le nostre materie prime ci interessava recuperarle e perché, e andiamo a vedere un po' più da vicino quello che è stato l'esperienza di questo progetto. La cosa per me più bella e più interessante del progetto è stata proprio questa collaborazione e questa sinergia che è nata nel territorio di Venezia. Infatti sono state coinvolte diverse realtà per lo sviluppo di questo progetto, a partire dal settore primario, quindi proprio dal settore agricolo, che è stato il nostro punto di riferimento per non solo il reperimento delle materie prime, ma proprio anche per andare a confrontarci su quali fossero le materie prime su cui potevamo interessarci, quindi anche andare proprio direttamente a capire che impatto avessero i rifiuti e gli scarti dovuti dalla filiera agroalimentare. E da qui appunto abbiamo preso consapevolezza della quantità di scarto e di potenziale materiale che si poteva ottenere da una pianta come il carciofo. Un'altra parte molto importante è stata anche nel settore secondario, quindi industriale, perché naturalmente la cosmesi è una scienza molto pratica, diciamo, nel senso trova poi sfocio nel mondo industriale e commerciale. E
Quindi il nostro secondo partner è stata un'azienda di prodotti per capelli, che è stata fondamentale sia per testare i prodotti sulle persone e sia anche per come metro di giudizio per valutare la bontà delle scelte dei prodotti stessi. Ovviamente poi una parte fondamentale del progetto è stata naturalmente la parte della ricerca, quindi è avvenuta in ambiente accademico, che ha visto non solo l'Università di Venezia come principale collaboratore, ma anche altre università che hanno dato il sostegno necessario al nostro gruppo di ricerca per imparare e per approfondire e anche per validare la ricerca. Per esempio, appunto, effettuare test di sicurezza sul prodotto, appunto perché prevede un'applicazione sulla pelle. Quindi, appunto, come vi avevo già anticipato, il progetto si è occupato dello studio, dello sviluppo di prodotti utilizzando il carciofo come materia prima di partenza. Ma perché il carciofo? Appunto, abbiamo già visto perché è un materiale che produce moltissimo scarto, più del 60% della pianta viene scartata. Inoltre è una materia locale, solo Venezia ha diverse varietà di carciofo che produce, dal violetto di Sant'Erasmo, di Chioggia, ma in tutto il Mediterraneo vengono prodotti moltissime tipologie di carciofo e quindi trova molto mercato. Inoltre il carciofo è ricco di queste sostanze che vi anticipavo prima, come questi polifenoli, che hanno queste proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e protettive. Andiamo a vederli come sono fatti i polifenoli. Sono delle molecole che hanno queste strutture e appunto possono andare a proteggere la nostra pelle dall'azione di invecchiamento cutaneo e quindi andare anche a proteggere quello che è il cuoio capelluto. Ma nel carciofo è contenuta un'altra sostanza molto interessante che si chiama inulina, che è un polisaccaride e che ha delle proprietà interessanti in ambito formulativo. Infatti la sua struttura, che vi ho riportato, diciamo può essere assimilata anche all'amido come idea, è in grado di assorbire molta acqua e quindi è in grado di creare di andare a modificare la viscosità del prodotto, dei prodotti, e quindi andare a fungere sia da ingrediente attivo come un ingrediente idratante, ma non solo, anche delle proprietà prebiotiche grazie proprio alla sua struttura chimica, ma anche proprio di struttura e formulazione del cosmetico. Anche in questo quindi è stata interessante come challenge, diciamo, utilizzare una sostanza di derivazione naturale che abbia più applicazione all'interno dello stesso prodotto, quindi andando a ridurre i componenti che alla fine vanno a formare il prodotto finale, massimizzando l'efficacia delle singole sostanze scelte. Appunto, come dicevamo, il progetto per la formulazione di un prodotto necessita di diversi passaggi, dalla scelta delle materie prime e quindi il focus poi all'idea di come verranno applicate, l'ottenimento di queste sostanze e la caratterizzazione di queste sostanze, quindi effettivamente il ruolo dello scienziato è quello di non prendere, come diceva appunto la dottoressa, le piante e spalmarsele addosso, farsi gli impacchi, ma capire che cosa c'è all'interno, valutare il potere di queste molecole che sono potenti e anche pericolose se non dosate in maniera corretta, quindi appunto avere un ruolo attivo nella discriminazione, nella scelta della quantità delle sostanze da utilizzare. E poi ovviamente come utilizzarle, quindi come andare a veicolarle sulla nostra pelle. E una volta formulate, decisa la tipologia di veicolo, andare a valutare l'effetto di questi prodotti, sia quindi l'effetto benefico, ma sia anche
quello che può essere il rischio, quindi andare a valutarne gli effetti dermatologici. Allora, volevo far partire solo un breve video per farvi così entrare un po' più da vicino in quello che è un laboratorio e quello che è un processo formulativo, quindi per esempio stiamo facendo vedere come si produce un'emulsione e un'emulsione è un prodotto, diciamo una miscela di sostanze insolubili, quindi una parte acquosa e una parte oleosa, ed è quella che è la base di tutte le creme oppure le maschere anche per capelli che utilizziamo. È un sistema che è diciamo instabile naturalmente e va stabilizzato utilizzando delle sostanze specifiche che permettono di ottenere una crema che non si separi nel tempo e che si mantenga costante. E qui vi sto facendo vedere come vengono trattate le materie prime, quindi l'estrazione dalla pianta produce poi appunto, cos'è questo estratto? È una componente della pianta solubile nel solvente che è stato scelto per ottenere questa estrazione, che poi viene caratterizzato e dosato in maniera corretta all'interno dei prodotti. Per collegarmi ai discorsi che facevamo prima, quindi cosmesi naturale, appunto diceva la dottoressa, non si trovano definizioni di che cos'è la cosmesi naturale, ma per quanto riguarda il nostro lavoro, cosmesi naturale è appunto cercare di valorizzare quello che si può utilizzando materie prime di origine alternativa al petrolio. Non perché le materie prime derivanti dal petrolio non siano sicure, anzi appunto tutto quello che è messo in commercio è assolutamente sicuro e validato, ma per una questione più legata proprio alla sostenibilità ambientale. Quindi la sfida è doppia, perché quello che viene sintetizzato in laboratorio è possibilmente più sicuro di quello che troviamo in natura, quindi non solo dobbiamo riuscire ad ottenere prodotti validi e efficaci, ma studiarne a maggior ragione la sicurezza. E quindi per questo motivo i prodotti sono stati tutti quanti poi testati a livello topico per valutarne le irritabilità cutanea. Non solo bisogna testare i prodotti anche a livello microbiologico per valutarne la conservabilità, e quindi tutto quello che poi segue questo iter anche a livello di mercato è sicuramente testato a 360 gradi, in modo da assicurare che anche che tutto ciò che viene inserito nel prodotto sia compatibile con la nostra pelle, con il nostro corpo. Qua possiamo andare avanti, direi, perché vabbè. Ecco, così vabbè, alla fine del processo si ottengono. Si ottengono i nostri prodotti e vengono appunto caratterizzati questi esempi di come vengono testati. Ma quali sono questi prodotti che alla fine abbiamo deciso di fare? Sì, okay. Allora, abbiamo quindi modulato l'assunzione di queste sostanze in tre diverse forme, andando a pensare a una cura per il capello a 360 gradi, partendo appunto, dove nasce il capello, dal cuoio capelluto. Abbiamo ideato un prodotto che fosse in base gel, e rifacendoci alle conoscenze del nostro gruppo di ricerca, quindi sfruttando delle tecnologie che permettessero un rilascio controllato e mirato delle sostanze attive, ma in una formula che pensasse anche all'applicazione stessa. Un prodotto applicato sul cuoio capelluto solitamente è mal visto se può portare
appesantimento delle radici, quindi puntuosità del capello, e quindi una formula gel a base acquosa è stata vista come la miglior formulazione per essere applicata sulla pelle in presenza dei capelli. L'idea di questo formulato è quello appunto di apportare rinforzo e protezione e riequilibrio della cute, nonché appunto effetto anti-age per andare a stimolare anche la crescita del capello. Dopodiché la cura del capello prosegue, quindi seguendo le sue lunghezze, per andare a mantenere il buono stato anche di quello che sono le lunghezze stesse del capello. Abbiamo quindi formulato quella che è una maschera per capelli, quindi in forma di emulsione, in cui vengono coniugate le proprietà appunto della fase acquosa che possiamo trovare anche nel gel, insieme a quelle emollienti di una fase oleosa. In questo caso abbiamo arricchito la nostra emulsione con altre sostanze di origine naturale, come olio di oliva, olio di semi d'uva, olio di jojoba, che sono ricchi di sostanze, di vitamine e di acidi grassi benefici, sempre per la cura del capello. Infine abbiamo anche formulato uno spray, quindi una formulazione più leggera, pensata per essere applicata post lavaggio, quindi per andare a conferire tutte queste proprietà che abbiamo visto coniugate nelle altre formule in una maniera che evitasse il risciacquo, quindi permettesse l'applicazione e che non venisse rimossa successivamente, da applicare su tutta la lunghezza e il cuoio capelluto. Come aveva già anticipato Elena, il nostro lavoro non si è fermato qui, poiché ovviamente dall'estrazione delle sostanze presenti dal carciofo rimane tutta una componente fibrosa, ormai svuotata da queste sostanze, ma che comunque risulta essere uno scarto. Questo scarto può essere sfruttato, appunto, trasformandolo in carbone attivo. Solitamente il carbone attivo che si trova nei prodotti commerciali che si comprano è derivante dal bambù o dalle noci di cocco, quindi già viene utilizzato ampiamente questo tipo di prodotto, ma l'idea appunto è quella di mantenere tutta la produzione in un circolo chiuso e quindi di produrre il più possibile gli ingredienti da inserire nello stesso formulato a partire dalla stessa materia prima. Appunto, il carbone attivo può essere inserito poi nella maschera, per esempio, ma non solo, e andare quindi a esplicare la sua funzione di assorbente, poiché ha proprietà di, appunto, come diceva Elena, è una sostanza che presenta un'elevata area superficiale, ovvero ha una grande porosità, e quindi funge da spugna per quelle che sono le sostanze che si possono trovare sui nostri capelli, sulla nostra pelle, assorbirle e rimuoverle. Ma appunto, una volta prodotti, ideati e formulati i prodotti, questi vanno assolutamente testati per assicurare che l'utilizzo di questi prodotti non sia dannoso per la persona. In primo luogo vengono testati i prodotti a livello diciamo di texture, quindi per andare a vedere che si ottengano prodotti validi, con una buona spalmabilità, ma soprattutto che si mantenga la loro consistenza nel tempo. Successivamente è fondamentale che i prodotti vengano testati appunto da un punto di vista microbiologico, per andare a valutare che i prodotti si autoconservino. Perché dico autoconservino? Spesso, e sempre più spesso, sentiamo parlare di prodotti senza conservanti, ma questo va assolutamente preso con le pinze, nel senso che i prodotti hanno necessariamente bisogno di qualcosa che funga da conservante, poiché è molto più rischioso utilizzare un prodotto non ben conservato piuttosto che applicare sulla pelle quello che può essere un qualsiasi tipo di conservante. Nel nostro caso, la coniugazione di diverse sostanze di origine naturale, ma non per questo migliori, diciamo, di altre, ha permesso l'ottenimento di prodotti che hanno una buona stabilità dal punto di vista microbiologico. Ovviamente è fondamentale la compatibilità cutanea,
e in questo caso si effettuano dei test che vengono effettuati da centri specializzati. Nel nostro caso abbiamo collaborato con il centro di cosmetologia di Ferrara, in cui i prodotti vengono testati sulla pelle di volontari per valutarne l'irritabilità cutanea. È fondamentale, questi passaggi sono fondamentali, ancora di più oggi che, come ricordava la dottoressa, si parla di prodotti non testati su animali. È vero, assolutamente, in Europa non si testa sugli animali e quindi è necessario testare sull'uomo perché i prodotti vanno provati. Ovviamente viene fatto in una maniera controllata e senza causare pericoli per le persone, per i volontari che si sottopongono. Infine, quello che andiamo sempre a fare per valutare la bontà dei nostri prodotti è quello di valutarne anche l'efficacia, e questo si può fare in diversi modi, ad esempio appunto valutando la penetrazione delle sostanze nei primi strati cutanei dove deve andare ad agire il prodotto, oppure avvalendoci della microscopia per andare a vedere più da vicino quello che è l'effetto finale del prodotto, ad esempio sul capello, andare a vedere come si modifica la struttura del capello, le cuticole del capello dopo aver applicato il prodotto. Per finire però è stato anche fondamentale l'aiuto e la collaborazione con in realtà di Trilab, l'azienda che ha collaborato, per poter effettuare anche i test in vivo, perché ovviamente un prodotto cosmetico è necessario che sia piacevole da utilizzare al consumatore finale. Quindi anche in questo caso i prodotti sono stati testati, hanno riscontrato un buon successo e quindi il progetto si è concluso nella maniera più positiva possibile. Vi ringrazio molto e ringrazio soprattutto tutto il team di ricerca che ci sta alle spalle e che ci aiuta e che collabora tutti i giorni con noi. Grazie. Oggi non possiamo fare pubblicità alle industrie, ma ci dite dove trovare questi prodotti meravigliosi che avete sviluppato. Io avevo una domanda, ascoltandovi e apprezzando veramente il lavoro incredibile che registra, parte da molto lontano, quindi anche ci dà il senso della lunghezza di queste attività di ricerca, no? Che sappiamo hanno un grosso problema eterno di finanziamento. Sentiamo moltissimo nella stampa parlare di fondi del PNRR che dovrebbero sostenere la ricerca. Qual è la situazione, scendendo nella situazione che sperimentate a Ca' Foscari, al campus, di questa sfida? Ci sono degli spazi che alla fine di questa gigantesca ripartizione si può sperare che arrivino anche nel nostro territorio? Com'è? Assolutamente dobbiamo sperarlo, e noi lo speriamo anche perché perché c'era professoressa. Sì. Io sono anche delegata della rettrice per appunto sulla ricerca. È una grande responsabilità. E quindi anche nel PNRR ovviamente l'università, come tutte le università, si sta muovendo. Ovviamente Ca' Foscari è un'università piccola e rispetto ai giganti come Padova, il Politecnico di Milano, eccetera. Non abbiamo tantissimo spazio, però ci stiamo muovendo, ci siamo mossi, speriamo di portare a casa qualcosa. Ovviamente è un discorso molto grande, nel senso che Ca' Foscari, soprattutto l'aspetto scientifico, è molto piccolo. Cioè, se voi chiedete Ca' Foscari, già Ca' Foscari si conosce molto. Se si conosce, si conosce perché c'è la parte economica, c'è la parte umanistica, c'è la parte linguistica. La parte scientifica la conoscono pochi. Noi facciamo il nostro piccolo per cercare. No, infatti io le sono molto grata. Fra l'altro ci sono due dipartimenti scientifici, uno di scienze ambientali, che quello è molto famoso a livello italiano, almeno nelle scienze, perché ha dentro un CNR che si occupa dell'Antartide, quindi ha finanziamenti a valanga, abbiamo delle strutture in quel dipartimento incredibili. L'altro dipartimento, che è il nostro, è un dipartimento un po' cenerentola, diciamo. Cioè, in una università che la parte scientifica è piccola e dove ci sono due dipartimenti, dove uno
è un colosso, gigante. L'altro poveretto si deve spintonare un pochino per farsi largo. Comunque sì, stiamo facendo, stiamo lavorando molto, diciamo che noi poi come gruppo siamo un po' fortunati, nel senso che l'università, la parte scientifica adesso ha dei corsi che si chiamano chimica e tecnologia sostenibile, ma è nata ovviamente l'università come chimica industriale Venezia, perché aveva una realtà quando è nata, era l'anno del, ovviamente del polo industriale, quindi il polo industriale aveva bisogno di formare dei chimici industriali. Questo nel passaggio degli anni, politiche, eccetera, abbiamo perso questa realtà e ci sono rimaste poche realtà, di cui il nostro gruppo di ricerca. Diciamo che noi fortunatamente siamo un gruppo grande, perché qui ci vedete un po', ma siamo una ventina di persone, gira e rigira, fra laureandi, tesisti, assegnisti, borsisti, dottorandi, e da cui riusciamo a avere tanti finanziamenti dalle ditte, dall'industria. Cioè abbiamo tante cose e poi applichiamo bene nei progetti regionali, nei progetti europei, nei progetti, e quindi c'è spazio se uno si mette di buona lena, bisogna lavorare tantissimo. Il PNRR è una possibilità in più che abbiamo e che comunque non è facile da prendere. Diciamo che ci sono tanti progetti adesso che si potrebbero prendere. Il problema che c'è un po' in Italia, in generale, ma credo un po' dappertutto, e questi progetti molto spesso escono all'ultimo momento e ti dicono ok, da oggi a domani devi fare un progetto. Sì, cioè, ho capito, non è facile. Se uno ha anni di esperienza di progetti che aveva messo nel cassetto, va bene. Un po' l'idea, quella che ha detto Elena, ha fatto vedere il brevetto, no? Noi abbiamo fatto quel brevetto. Perché? Perché siamo un'università. L'università fino a qualche anno fa a un ricercatore dell'università non gliene fregava niente fare un brevetto. Perché mio papà sempre mi diceva, ma perché non fai un brevetto? No? Pensavo, fai un brevetto diventi ricca. E dicevo, guarda che io faccio l'università, sono carriera universitaria, se io faccio il brevetto non avanzerò mai, perché non veniva neanche valutato. Quello che veniva valutato era la pubblicazione scientifica. Per noi, uno che sta nella ricerca, la pubblicazione scientifica dove hai delle persone, tue pari, che fanno una, valuteranno poi il tuo lavoro, la bontà del tuo lavoro. Qualche anno fa nell'università è cominciata a entrare l'idea della terza missione e quindi della proprietà intellettuale, eccetera, e quindi come diceva Elena, adesso ha cominciato a diventare importante, è diventato importante anche nei concorsi. Prima non era assolutamente una voce, quindi io perché dovevo farlo? Cioè se la mia carriera era quella, perché devo andare a pubblicare delle cose, fare un brevetto che poi non posso più pubblicare e che poi non mi sarebbe servito a far carriera. Adesso la mentalità è cambiata, quindi diciamo per avvicinare il mondo universitario al mondo industriale ci sono voluti anche questi passaggi, perché adesso il mondo universitario è più aperto a queste cose. Noi abbiamo fatto questo brevetto, l'abbiamo fatto, non è diventato neanche, si fa brevetto italiano poi brevetto europeo, di solito passa un anno prima di avere, perché c'è il controllo, non era ancora brevetto europeo che già una ditta straniera ce l'ha comprato. Infatti infatti è stato un evento all'Orettrice, perché è stato l'unico primo brevetto a Foscari venduto all'estero, ci ha fatto una pubblicità, infatti insomma siamo stati un po' dappertutto, però è quello il motivo, nel senso non è che noi prima non potevamo scrivere un brevetto, infatti quando ci hanno detto il nostro ufficio di ricerca c'è, dovete scrivere un brevetto, ci siamo messe, cosa? Pochissimo l'abbiamo fatto, perché avevamo anni e anni di ricerca, però prima non ci interessava, quindi perché non c'era lo stimolo. Quindi quello che dico è, ci deve essere un cambio alla base, se c'è un cambio alla base poi ci sono tante possibilità e sicuramente soprattutto qui in Veneto, che la nostra industria è un'industria medio piccola, dove il piccolo non è in grado, non ha la potenzialità di fare ricerca, non è in grado di fare ricerca, l'università la può fare, la deve fare, il suo primo scopo, diciamo sì, la didattica ma la ricerca. Io ho un professore universitario, un tot ore di didattica, però il mio grande è la ricerca, cioè quello per cui ho scelto questo lavoro è fare ricerca. E quindi, però se la mia ricerca non viene... ha un sbocco... non viene finanziata, no? E non viene finanziata, cioè come io ho detto, noi abbiamo tante persone che lavorano, ma le persone fisse fino a qualche anno fa nel mio laboratorio erano un paio, io una tecnica, poi sono riuscita a acquisire altre persone, poi tutti gli altri sono pagati, i dottorandi, io ho diversi dottorandi, ma siamo pagati dalle ditte, non dallo Stato italiano, no, non dal Ministero. Quindi dico,
Perché? Perché non c'era, non c'era questa mentalità. Adesso si è aperta questa mentalità, e se c'è questa mentalità, le ditte, noi abbiamo tanto anche con le ditte internazionali che vedono di più, sono molto più visionarie rispetto a quelle italiane, perché le italiane soprattutto nella nostra realtà sono piccole, non possono permettersi di tirare soldi fuori. Quando noi andavamo a parlare abbiamo questa cosa bellissima, bellissima, mi date la cosa da provare, facciamo il brevetto, diamo un po' di, vi diamo l'interesse, a me non interessa. Cioè, invece lo straniero magari arriva e ti dice io te lo compro, cioè mi fido perché so che se fatto è una cosa che vale. Cioè è proprio una mentalità che deve essere cambiata, una mentalità fondamentale che sta iniziando a cambiare, e quindi che noi speriamo, soprattutto noi nel mondo scientifico, ovvio tutti, perché ovviamente tutti gli aree, tutti i settori hanno le loro ragioni, però in Italia quello che ha penalizzato moltissimo la ricerca italiana e anche la fuga dei cervelli è questo. Cioè in Italia non c'era il modo di tenere le persone, perché non le potevi pagare. Cioè tu come chiedi a un ragazzo che si laurea, dirgli ok adesso stai qui, 3 anni a fare il dottorato, poi stai 2 anni in assegno, poi stai altri 3 anni in post assegno e forse passato 10-12 anni, forse troveremo qualcosa. Cioè, capito? A stipendi che sono un sesto di quello che ti danno fuori all'estero. Cioè, è chiaro che le nostre menti più brillanti vanno fuori, anche meno brillanti, perché un laureato italiano, uno studente italiano in media, anche se ci pensa questo, è molto più preparato. Cioè, io vedo i miei ragazzi che sono andati fuori, cioè i miei dottorandi, scusate, dico miei perché sono, me le sento come miei figli, perché magari generalmente hanno fatto triennale, magistrale, assegni, oppure hanno iniziato un po' e poi arrivano, cioè li sento miei. È gente che anche prima di aver finito del titolo è già il contratto firmato con le ditte fuori, o che pure sa che esce e trova. E anche quelli, o quando vanno fuori gli italiani, cioè dopo tutti cercano di tenerseli, perché abbiamo una mentalità lavorativa che è diversa, un po' perché siamo stati costretti a essere diversi, della serie noi non abbiamo gli orari, ma perché? Il tedesco è bravissimo, ma lavora dalle 9 alle 5, alle 5, un minuto, è come il muratore, mette giù la cazzuola e se ne va via. In Italia non esiste, cioè se c'è fa, è sbagliato perché sulla vita poi privata incide, però siamo abituati a sopperire le carenze che abbiamo con un iperlavoro, ma questo anche adattarci, perché ci mancano le strutture, non è che noi si rompe qualcosa, certo. Oh, in Italia se aspetti di fare questo, chiedete a loro per fare un ordine, cioè diventiamo matti, ci passano gli anni, cioè uno si arrangia, dobbiamo trovare un'alternativa. Quindi il ricercatore italiano è veramente, secondo me, top. Se qualcuno lo prova, poi vabbè, il male, il bene, c'è per tutto, ma quello che sceglie diventa, è uno che non perdi più. Cioè, se lo perdi sei stupido, ecco. Io mi chiedo scusa, ma il tempo anche ci costringe a chiudere. Noi sosteniamo con tutte le nostre speranze che possiate continuare a avere fondi e successo nelle vostre attività, siamo anche molto contenti che appunto nel nostro territorio ci sia una realtà come la vostra, anche per quei legami che ci avete spiegato con il tessuto anche dell'attività primaria e secondaria del nostro territorio, quindi grazie per quanto ci avete spiegato, grazie anche Ilaria per il collegamento con il nostro vissuto quotidiano di utilizzo di creme e altri prodotti cosmetici. Un saluto a tutti quanti e un arrivederci alla prossima puntata. Grazie. Grazie a voi.